ritrovati all'appuntamento settimanale con la regola della sostenibilità, il programma di approfondimento di ogni lunedì dedicato appunto ai temi caldi e proprio il caso di dire eh, della sostenibilità. Come eh, ormai stiamo facendo da, uh, dall'inizio della nuova programmazione, la prima parte del programma è dedicato all'approfondimento dei 17 punti dell'agenda ONU eh, 2030 che stiamo affrontando insieme al professor Francesco Lenoci dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Buongiorno prof, bentrovato. Buongiorno, buongiorno. Grazie sempre della tua disponibilità come abbiamo già ricordato più volte, quel 2030 è un traguardo ormai imminente, possiamo, possiamo dire. E quindi, eh, grazie al tuo prezioso contributo, stiamo valutando punto per punto lo stato dell'arte. Oggi ci concentriamo sul secondo gol. E quindi, lascio a te la parola per, per introdurci al tema. Il secondo gol riguarda un tema, ahimè, incredibilmente importante, che è sconfiggere la fame. Ecco, è un tema su cui siamo in ritardo, però fondiamoci sulle statistiche. Le statistiche sono state elaborate dall'Istat che ha con riguardo a questo secondo gol preso in considerazione 16 misure statistiche. Se vediamo la slide delle variazioni con riguardo all'esercizio precedente emergono comunque più miglioramenti rispetto ai peggioramenti. E rispetto ai dieci anni precedenti la situazione di miglioramento è ancora più evidente. Quindi da questo punto di vista ci sono dei progressi dei punti fermi. Il primo, per sconfiggere la fame occorre raggiungere la sicurezza alimentare. C'è una slide che ci dice che secondo le stime della FAO nel 2022 circa il 30% della popolazione mondiale si trova in una situazione di insicurezza alimentare moderata o grave. La percentuale del 30% sale addirittura al 60% per le popolazioni dei paesi meno sviluppati. E in Italia nel 2023 la percentuale scende all'1,5% con delle significative discrasie tra nord, dove si attesta allo 0,8% al centro dove si attesta all'1 per cento ahimè al mezzogiorno dove sale al 2,7 per cento secondo punto fermo per sconfiggere la fame occorre migliorare la nutrizione le slide ci dimostrano che il problema della Nutrizione sfocia in una situazione pazzesca, visto che stiamo parlando di fame, e cioè che c'è un eccesso di peso e di obesità. Quindi il contrattare. Tra i bambini da 3 a 5 anni, la percentuale di bambini da 3 a 5 anni con eccesso di peso o obesità è in Italia nel 2022 pari al 33,5%. 1 su 3. In Italia nel 2022 la percentuale di bambini e ragazzi da 3 a 17 anni con eccesso di peso o obesità scende al 27,2%. Ma è poco meno di 1 su 3. Quindi pensate un po', al problema della fame si associa un problema nutritivo. Con eccesso ecco. di peso è obesità. Se mi ecco, se mi consenti prof, è sono i paradossi del nostro tempo. Assolutamente sì, un dato bruttissimo. E forse sono, anche, dato... sono anche lo sprone, come dire, a, a questi paradossi, questi sì. eccessi opposti, sono lo sprone eh, decisivo a non farci rimanere immobili e ad attivarci tutti quanti a partire dalle piccole buone pratiche quotidiane. Perfetto, la soluzione qual è? Mi, mi hai letto nel pensiero, la soluzione è che occorre promuovere un'agricoltura sostenibile. Purtroppo eh, se vediamo i dati delle, delle slide vediamo dei dati positivi, cioè che la quota di superficie agricola utilizzata per coltivazioni biologiche è in crescita e l'Italia è messa bene e anche a livello di ripartizione territoriale stavolta il mezzogiorno non esce così male, anzi ne esce bene. Però ci sono delle cose negative. Alla forte crescita dell'agricoltura biologica non ha corrisposto nell'ultimo decennio una riduzione altrettanto significativa di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Pensiamo tutti a quello che sta succedendo con le api. Le api sono le sentinelle della biodiversità, le sentinelle del benessere e ahimè stanno morendo uh, in, uh, in, in, uh, in grande misura. Pensiamo a cosa significa sostenibile da questo punto di vista, dobbiamo fare delle cose tracciabili. Pensiamo quindi alla necessità di aiuti pubblici alla agricoltura che è affetta da un gravissimo problema che è quello dell'elevatissimo tasso di irregolarità nei contratti di lavoro che lo, lo disciplinano quindi l'agricoltura è il settore chiave per rimettere in equilibrio il mondo ma ha, ma ha bisogno di tanti protagonisti che con cognizione di causa si mettono al lavoro, si adoperino per riportarla sulla retta via e farlo diventare un settore fondamentale della nostra economia. Perché, perché in realtà già lo è, ma anche qua c'è un paradosso. Nonostante tutti i giorni noi ci alimentiamo, mangiamo proprio con i prodotti della terra e dell'allevamento, molte volte il grado di consapevolezza di noi consumatori è così basso che ci appunto, ehm, induce a mangiare qualsiasi cosa, anche se appunto, proveniente da processi di coltivazione e trasformazione molto scadenti. Ecco, anche qua se il consumatore, eh, il consumatore come si dice oggi, no, il cittadino fosse più responsabile e consapevole potrebbe influenzare con le sue scelte anche la produzione. Sottoscrivo completamente, sono reduce da terra madre, quindi ci sono anche delle iniziative che vanno nel senso giusto. E lì si, si, si parla di slow economy, si parla di eh, agricoltura sostenibile nel vero senso del termine. Ecco, tutti questi processi positivi dovremmo aumentarli per aumentare veramente quello che dicevi tu l'educazione da parte di tutti gli attori, tra cui il consumatore, che hai definito in maniera assolutamente adeguata consumatore. Eh sì, perché con le nostre piccole scelte quotidiane, con le nostre piccole azioni quotidiane, noi non ci stanchiamo mai di ripeterlo alla regola della sostenibilità, possiamo davvero cambiare il mondo, perché sono scelte che ripetiamo un'infinità di volte eh, ognuno di noi, ogni singolo cittadino, tutti i giorni. Se appunto queste singole scelte le moltiplichiamo per tutti i giorni dell'anno, per tutti gli abitanti dell'Italia, se rimaniamo come stiamo facendo grazie al rapporto Istat al perimetro italiano, ci renderemmo conto che l'impatto eh, potrebbe essere tutt'altro che eh, in, in, in influente, anzi ecco, potrebbe condizionare pesantemente anche le logiche, tante volte non proprio eh, corrette, della produzione e della trasformazione. Prof, come al solito il tempo ci sta sfuggendo di mano parlando di cose così importanti, quindi dobbiamo avviarci alla conclusione eh, sul focus fatto a Appunto, sul gol numero due, sconfiggere la fame, per te un altro minuto abbondante. Il racconto un piccolo aneddoto: ero da Albano e, e ci sono state. C'erano delle signore che mangiavano dietro di noi e, e sono arrivate. A un certo punto hanno cominciato a urlare, impaurite perché si erano avvicinate delle api e Albano si è alzato è andato vicino alle signore e fa signore. Voi dovete stare assolutamente tranquille se arrivano le api è perché il cibo è buono dovete preoccuparvi quando non vedete le api perché significa che quel cibo non è buono ecco questo era sicuramente un insegnamento che arrivava albano dal fatto di avere dei genitori che frequentavano una sana agricoltura quindi occorrono Occorre tornare ai nostri sani valori e portarli avanti. Che bello quest aneddoto, eh, questo aneddoto, davvero una gran bella conclusione. Meno male che Albano non si è arrabbiato perché tante volte, ecco, ci scherziamo, <ride> ci scherziamo su tante volte, non le manda, non le manda a dire. Eh, bene, prof, eh, sono davvero felice eh, di averti avuto come nostro ospite, ma oggi sei, eh, possiamo definirti un co-conduttore di questo programma che nel suo piccolo che nel suo piccolo vuole ecco, provare a stimolare questo cambiamento di mentalità fondamentale che è vero è compito di enti e istituzioni, ma che deve partire anche dal basso, perché dal basso possiamo generare un cambiamento altrettanto significativo. Grazie. Arrivederci allora a lunedì prossimo e buon proseguimento di giornata. Grazie, grazie, grazie.